Nella sala consiliare del comune di Nave, Vanni Ligasacchi ha incontrato una rappresentanza di cacciatori bresciani per promuovere l'associazione legata a culturarurale.it. Nell'occasione si è anche parlato di come i cacciatori potrebbero far valere le proprie ragioni attraverso una forte attività sul territorio che possa scuotere l'opinione pubblica. Abbiamo organizzato questa serata qui a Nave con un gruppo di cacciatori per presentare quella che è l'associazione Cultura Rurale. L'associazione Cultura Rurale nasce, è una nuova associazione che nasce con uno scopo principale, che è quello di diffondere la cultura rurale attraverso quelli che sono i mass media. Oggi abbiamo una società che parla solo di animalismo, solo di proibizionismo e un rapporto con la natura che non è quello che ci hanno insegnato i nostri padri, con molte contraddizioni, e noi abbiamo la consapevolezza che dobbiamo ripartire proprio da quelli che sono gli organi a diffusione di massa, come le televisioni e i giornali, per far capire che l'ambiente, la cultura rurale e i valori legati alle tradizioni della cultura rurale sono quelli che possono essere insegnati ai nostri figli. Facciamo un esempio abbastanza semplice: oggi si possono sterilizzare gli animali, questo dalla cultura è accettato, mentre invece per chi preleva specie di fauna appartenenti agli uccelli migratori viene condannato con dei reati penali. Stasera ci sono un gruppo di ragazzi giovani e volenterosi che inizieranno a lavorare su quello che è il sito. Abbiamo cominciato ad avere delle adesioni da tutta Italia con un servizio online di iscrizione e di sostegno, perché i costi di mandare in onda quelli che sono gli spot in difesa della cultura, anche venatoria, ma soprattutto della cultura rurale in generale, hanno dei costi molto elevati. Noi vogliamo iniziare da Brescia, e stasera presentiamo anche a Nave quello che è un progetto ambizioso, cioè quello di arrivare sui mass media nazionali a difendere le nostre tradizioni, a presentare la nostra cultura e a parlare delle nostre tradizioni. Naturalmente l'idea e il supporto è richiesto a tutti quelli che vorranno contribuire a sostenere questa iniziativa. Siamo convinti che oggi la vera battaglia va combattuta sui giornali, sulle televisioni, per fare in modo che anche le nostre tradizioni, la nostra cultura, i valori della ruralità possano diffondersi nei giovani, che sono troppo spesso attratti da falsi valori, spesso strumentalizzati da quella che è la politica, per riportare la gente a ragionare in termini di concretezza su una civiltà e una società contadina che ha ancora molto da dare rispetto anche a questi momenti di crisi, valori che possono ancora essere riaffermati, che noi li sentiamo veri e come tali vogliamo difenderli e diffonderli con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione.